contagi, come siamo messi? Purtroppo a contagi siamo messi male, a patologie legate, a malattia legata al contagio, no. E questo è il paradosso, a cui ci troviamo di fronte. Non è finita dunque, e lo sapevamo già, ma alcuni sembrano quasi far finta di nulla. Le nuove varianti del Covid-19 sono più contagiose, anche se per fortuna meno aggressive. Le parole del direttore sanitario dell'ospedale di Sarno, Rocco Calabrese, sono eloquenti. Il martiri di Villa Malta negli ultimi mesi ha vissuto, per esempio, una situazione non semplice, con reparti chiusi improvvisamente a causa della presenza di positivi, non solo giunti dall'esterno, ma anche dei contagi tra medici e personale infermieristico. Anche la settimana scorsa la situazione è divenuta all'improvviso critica, ma il direttore Calabrese è riuscito ad affrontare l'emergenza con attenzione e precisione, superando criticità e non facendo mancare l'assistenza agli utenti. Ecco il riassunto della situazione. Purtroppo stanno uscendo con queste nuove varianti tantissimi positivi, quasi tutti paucisintomatici se non Asintomatici. asintomatici, e lo vediamo dai dati anche a livello nazionale. Però il riscontro di questa positività, tra virgolette, di fatto mette in ginocchio i sistemi. Perché? Perché una volta riscontrata la positività, il Bisogna professionista, agire. il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario è costretto a rimanere a domicilio per 7-10 giorni minimo. E questo significa Bloccare tutta la macchina. che la macchina vada in serie difficoltà. Ma questo non è ovviamente solo un problema di Sarno. Quindi si è costretti poi a chiudere i reparti. Temporaneamente, sia per provvedere poi alla sanificazione e alle procedure per poter poi successivamente riattivare, sia perché ovviamente una o due defezioni in strutture dove diciamo c'è già di fatto una carenza di base, ecco, vanno in sofferenza. Abbiamo avuto un problema con l'ortopedia perché purtroppo c'è stato una coincidenza di un collega che ha avuto un problema di salute importante. Contestualmente un altro collega ha preso il Covid in tempi di carenza, ovviamente con unità mediche Si chiude il reparto. risiccate. Il reparto è stato chiuso per Covid, non è Sì, stato chiuso no, ma per io questo carenza di intendo. medici. No, io questo Che poi ci intendo. siano state delle dimissioni che sono, diciamo, state anche per certi aspetti provocatorie, stimolanti sul sistema, diciamo, Ho capito, io anche dico le sull'ASL, sulla immagini. regione, perché si possano prendere provvedimenti per rimpinguare e Il rinforzare personale, è il chiaro. personale. Ora posso affermare con tutte le difficoltà del sistema, stamattina per dire sono saliti dal pronto soccorso 3 pazienti in ortopedia, perché pian piano le Ci si mette in attività carreggiata. sono in divenire, insomma, Quindi come il fisiologico rischio che sia.